Buonasera a tutti, benvenuti al Festival Mezzopieno. Grazie per essere qua. Non le premesse meteorologiche non proprio tanto favorevoli. Ieri eravamo qua che montavamo il palco con una pioggia scrosciante. Da questo buco veniva giù una cascata d'acqua e abbiamo temuto di non riuscire a farlo. Però noi siamo mezzo pieni e quindi la nostra positività ci ha premiato e anche il tempo, e quindi per fortuna il bel sole ci accoglie in questo bel cortile del Maglio. Grazie a tutti, anche perché in questo periodo uscire di casa, ritrovarsi in uno spazio semi chiuso richiede un po' di coraggio, un po' anche di voglia di mettersi in gioco. Quindi oggi e domani per due giorni lavoreremo proprio su questo, su un modo di vedere il mondo diverso che mai come in questo momento ci viene a fagiolo, direi, perché come in questa fase del mondo ci viene che stare di ripensare a determinate cose, al nostro posto nella società e a tutto quello che ci succede attorno. Lo faremo insieme a tanti ospiti che tra oggi e domani saliranno su questo palco e che ringrazio già anticipatamente, persone che verranno da diverse parti d'Italia e che hanno dovuto affrontare anche dei viaggi difficoltosi proprio perché siamo obbligati a queste restrizioni. Però tutti hanno accettato l'invito e avremo degli ospiti importanti che parleranno di cinque materie. Abbiamo cinque dialoghi diversi su diversi temi. Oggi ne tratteremo due, domani altri tre, quindi domani mattina alle 10 ricominceremo con il festival e poi nel pomeriggio altri due. Oggi ne avremo uno subito dopo la mia presentazione e poi una cena tutti insieme che chi vorrà potrà condividere con noi, e abbiamo anche un forfait, abbiamo creato un menù in modo da poter avere uno sconto per poter pagare meno e avere tutti un cibo di qualità. Poi ci sarà un panel tra le 8:30 e le 10 e poi ci sarà un bel concerto, quindi se volete rimanere, se non farà troppo freddo, avremo anche un po' di musica in modo per conoscerci e per fare un po' di relazioni, insomma, per spiegare chi siamo e per vedere se ci sono delle cose che ci accomunano. Allora, io vorrei chiamare immediatamente sul palco la persona che si occuperà del prossimo dialogo tematico, che è la nostra Marta Casonato, una dottoressa, una psicologa. Benvenuta. Hai il microfono? Vi chiedo solo cortesemente di rispettare per quello che potete tutte le distanze. Le sedie sono state messe a distanza regolamentare come il comune e la norma anti-covid ci chiede, quindi non spostatele, cercate di mantenere le mascherine più che potete, divertitevi, fate domande, interrogateci, metteteci in crisi, soprattutto cercate di abbandonare un po' la pesantezza magari della settimana, della giornata, lasciate fuori se potete un po' i vostri problemi e cercate di ricaricarvi. Questo è il posto giusto, noi lo facciamo per vocazione e cercheremo di accompagnarvi in una dimensione più leggera, in una dimensione in cui forse raramente ci si cala, che è quella di cercare di vedere il mondo dal lato mezzo pieno. Vedrete che ci saranno tanti spunti, quindi vi do il benvenuto, grazie Marta, grazie a tutti, buon festival e a presto. Grazie Luca. Allora, buonasera a tutti, io invito subito sul palco i relatori, questo primo dialogo, Stefano Di Polito, Mirko Labella e in diretta streaming abbiamo le fave. Ecco, buonasera professoressa. Buonasera. Allora, apriamo questo festival parlando di felicità.
per la serie puntiamo subito alto. Di felicità si parla tanto. Scusate, chiedo solo una cosa alla regia, se potete togliere la musica da qui. Grazie. Allora, di felicità si parla tanto. L'idea di questo primo momento di confronto, di questo primo dialogo, è quello di provare a dirci, a ragionare che cosa significa felicità e anche di aggiungere un po' l'esperienza umana, quello che ognuno di noi ha vissuto su questo tema. Di felicità si potrebbe parlare tantissimo e potrebbero essere moltissimi gli sguardi. Abbiamo, come dire, dovuto limitarci a qualcuno di questi, ma l'idea è quella di provare a stimolare il più possibile il dialogo. Ognuno di noi porta una competenza, uno sguardo diverso, felicità, e proviamo a confrontarci e a ragionare su questo. Allora, io partirei con la presentazione dei relatori, così sapete chi avete davanti. Allora, abbiamo detto che in collegamento da Milano abbiamo la professoressa Antonella Delle Fave. Buongiorno. La professoressa Delle Fave è medico ed è specialista in psicologia clinica. Insegna, è professore ordinario all'Università di Milano, psicologia ai medici, che, come dire, è compito, credo, abbastanza sicuramente importante, forse anche non così immediato. Allora, nella sua esperienza si è occupata moltissimo di benessere, di felicità, e l'ha studiato anche in varie culture, mettendo popolazioni e culture diverse a confronto. Un altro suo grande tema da ricercatrice è quello di come le persone reagiscono di fronte difficoltà della vita, e in particolare si è occupata di analizzare quali sono le risorse, soprattutto psicologiche, che le persone tirano fuori nelle situazioni di malattia. Ha lavorato molto con la sclerosi multipla e malattie di questo tipo. È anche un esponente importante della psicologia positiva, magari poi se vorrà ci dirà qualcosa, a livello nazionale e internazionale, ed è redattore capo del Journal of il giornale degli studi sulla felicità, che è un giornale che racchiude contributi di molte discipline. Dicevamo prima che gli sguardi sulla felicità possono attingere a discipline diverse, questo giornale prova a metterli tutti insieme. Ok. Hai dimenticato qualcosa, professoressa? No, no, assolutamente. Bene. Anzi, grazie per questa presentazione così. Ok, allora, altro relatore è Mirko Labella. Lui invece è psicologo, psicoterapeuta, e ha fatto un po' il percorso inverso, cioè si è appassionato poi di medicina. Lui è rappresentante regionale della SIPNEI, la Società Italiana del Psico, Neuro, Endocrino e Immunologia, una parola la più lunga del dizionario italiano, di cui dopo lui ci dirà qualcosa. Nella sua pratica professionale si occupa in particolare degli effetti del trauma e di accompagnare le persone nell'elaborare queste esperienze traumatiche e anche nello studiare quali sono gli effetti sulla mente e sul corpo del trauma. Mirko è un gran divulgatore della psicologia, lui crede molto del fatto che serva parlare di psicologia e di salute, come poi ci dirà anche perché crede questo. E dice anche una frase interessante, dice che vuole che la felicità va condivisa. Quindi poi anche siamo qua forse anche un po' per questo, quindi in pieno spirito del festival. Vi presento l'ultimo relatore che è presente oggi, che è Stefano Di Polito. Lui invece proviene da un ambiente completamente diverso. E quindi ci porterà il suo sguardo, che invece è molto attento a tutto quello che ha a che fare con la società, con le dinamiche sociali, e ha molto a cuore l'innovazione sociale. Si è occupato di inclusione, di pari opportunità, insomma è una persona che è molto attenta
a quello che succede nei contesti di vita delle persone. È fondatore, insieme ad Alessandro Mercuri e Alberto Robiati, del progetto Felicità Civica, di cui ci parlerà oggi. Il progetto Felicità Civica è nato come risposta all'odio sociale, che è un tema che è ritornato anche alla cronaca, sfortunatamente, in questi giorni, parecchio. E l'obiettivo, diciamo, è che un po' tutte le persone possano raggiungere il loro diritto alla felicità, o quantomeno tutte possano accedere, che venga riconosciuto a tutti il diritto alla felicità. Allora, il progetto parte da una ricerca che ha sondato le varie sfide che la società deve affrontare per garantire, come dire, una maggiore felicità a tutti, ma ce ne parlerà poi più avanti. Vi inizio a segnalare che al momento è aperta anche una raccolta, diciamo, di idee e di proposte all'interno, appunto, di questa cornice, di questo progetto, ma ci dirà meglio Stefano. Manca oggi con noi Giulia, che doveva essere la quarta relatrice, purtroppo ha avuto un impedimento, viene la tenuta lontana da Torino e quindi non potrà essere con noi. Giulia Lamarca è anche lei psicologa, formatrice aziendale e non solo, si occupa di diversità e inclusione e appunto ci porta i suoi saluti, ma purtroppo non può essere con noi. Allora, possiamo partire? Vi segnalo due cose. Uno, che avete ricevuto un bigliettino colorato e che al termine di questo dialogo vi verrà detto come mai lo avete ricevuto e cosa ne faremo. La seconda è che se ci sono delle domande probabilmente vi verrà indicato un numero di cellulare a cui inviare un SMS per segnalarle. Attendo cenni, non ne ricevo, quindi direi che è giusto così. Vi verrà detto qual è il numero. Ok, allora partirei dalla professoressa delle fave, alla quale chiediamo da dove nasce l'interesse dell'uomo a studiare la felicità e come effettivamente possiamo definirla. Di cosa parliamo quando parliamo di felicità? Cosa significa? Dunque, il tema è arrivato tardivamente all'attenzione, diciamo, della ricerca scientifica, ma in realtà è un tema che accompagna la storia dell'uomo e che in tutte le culture, in tutta la storia dell'umanità è stato affrontato originariamente e prevalentemente dai filosofi, non soltanto in Occidente ma in tutte le culture. Possiamo dire che il tema della felicità e di come l'uomo possa aspirare ad una... messo il timer per non allargarmi troppo, aspirare ad una vita buona, ad una vita ricca, ad una vita di benessere è sicuramente una preoccupazione che fa parte di tutte le comunità umane lungo tutta la storia. È arrivata all'attenzione della psicologia soltanto recentemente. Perché? Perché la psicologia per moltissimo tempo, anche come disciplina scientifica, si è prevalentemente preoccupata di studiare quello che non funziona. È partita come disciplina clinica, diciamo così, più che disciplina di comprensione dell'uomo nel suo massimo livello di funzionamento nel quotidiano. E questo ha portato allo sviluppo della psicologia positiva. Il termine, secondo me, è un po' infelice, suona molto americano, ma d'altra parte la psicologia positiva è stata lanciata da un gruppo di psicologi americani e nel 2000 ha avuto, diciamo così, la sua ufficializzazione come linea proprio di ricerca, ma anche, come vedremo, di applicazioni terapeutiche all'interno della psicologia. Come però potete vedere qui, per poter costruire delle teorie e delle prospettive di ricerca e anche di intervento da utilizzare nello sviluppo appunto di questa branca della psicologia, ci si è riferiti a dei termini che fanno parte della filosofia,
quindi che risalgono alla filosofia greca, dell'antica Grecia, laddove i filosofi si erano interrogati su che cosa fosse il bene per l'essere umano e come arrivarci. E sostanzialmente la psicologia positiva ha preso questi due filoni di ricerca, quello edonico, che fa capo al concetto appunto di edonismo che, di Aristippo di Cirene nel IV secolo a.C., che si fonda, diciamo, sul concetto di felicità come la prevalenza di emozioni positive, di piacevolezza, di utilità, quindi l'ottenere dei risultati buoni da quello che si fa e delle gratificazioni, delle ricompense. E quindi in totale avere un elevato livello di soddisfazione di vita. C'è poi invece un altro filone di ricerca che fa capo ad Aristotele, al concetto di eudaimonia. L'eudaimonia, come dice l'etimologia della parola eudaimon, significa quella natura, quella parte buona della natura umana che caratterizza, che è presente in tutti gli esseri umani e che è una specie di motore che ci fa migliorare. Quindi, mentre la prospettiva edonica punta sul momento di benessere e sul raggiungimento, sulla soddisfazione per il raggiungimento degli obiettivi, la prospettiva eudaimonica punta più, diciamo, sull'aspetto virtuoso di costruzione di obiettivi, costruzione di significati, costruzione di capacità e anche un aspetto sociale, perché non ci il termine eudaimonia Aristotele lo usava nel suo trattato di etica, l'etica nicomachea, e non a caso Aristotele poneva la felicità come un aspetto dell'etica, perché sosteneva che l'eudaimonia è una virtù che va praticata nel contesto sociale. E qui mi riallaccio a quello che sarà detto probabilmente dopo, parlando di felicità civica. Aristotele è stato un antesignano del concetto che la felicità individuale è inutile se non la si condivide. L'essere umano, per raggiungere la felicità, deve essere in grado di costruire i propri talenti e di metterli a disposizione degli altri. Quindi queste due prospettive hanno poi portato a tutta una serie di studi e di ricerche, lo sviluppo di strumenti, di scale di misura, di tutti questi vari costrutti delle emozioni positive, della crescita personale, della misurazione degli obiettivi, della speranza, dell'ottimismo e di tutte queste varie dimensioni che stanno intorno al concetto di felicità. Certo, noi non dobbiamo dimenticare una cosa però, che la felicità non è un'entità così uniforme, perché gli psicologi troppo spesso si dimenticano che il mondo non è l'Occidente. E siccome la maggior parte degli psicologi e dei ricercatori in tutte le scienze lavora in Occidente, ma questo è più importante per la psicologia e per le scienze sociali, perché un prelievo di sangue fatto a Bombay o fatto a Stoccolma permetterà di identificare più o meno le stesse cose, ma le persone dal punto di vista psicologico, sociologico, economico, di scienze sociali costruiscono le proprie credenze, i propri valori e i propri obiettivi a partire dal contesto culturale in cui si trovano. Tanto per fare un esempio, ci sono culture, e soprattutto culture asiatiche, in cui il positivo di per sé non è una buona cosa, perché occorre sempre avere un buon mix di positivo e negativo, tipico per esempio della cultura giapponese. Oppure ci sono culture dove il perseguimento della felicità individuale non è un valore e dove alle persone invece si insegna a collaborare, e sono le culture collettivistiche, per arrivare ad un contesto di condivisione di felicità, quindi mettere avanti ai propri obiettivi gli obiettivi degli altri. E questo chiaramente fa sì che noi ci troviamo a descrivere la felicità in modo diverso, e non possiamo evitare di considerare la dimensione culturale, perché noi siamo molto spesso un po' etnocentrici, pensiamo che il mondo sia l'Occidente, anche nonostante il fatto che abbiamo sul nostro territorio persone di culture diverse, ma essendo delle minoranze molto spesso tendono poi più spesso ad uniformarsi alla nostra cultura. In realtà studiare la felicità vuol dire tenere in considerazione le varietà culturali che ci sono nel mondo.
Ecco, da questo punto di vista la interrompo proprio per chiederle questo. Voi avete fatto uno studio molto interessante diverse culture di confronto, chiedendo proprio alla gente comune, perché fino adesso abbiamo parlato di filosofi, di psicologi, eccetera, ma la felicità per la gente di strada, che cos'è? Ecco, noi abbiamo trovato delle risposte interessanti. Se magari fate vedere la diapositiva, giusto per avere una traccia, quella in cui sì, si con mostra... La non so se sta comparendo. Quella in cui si mostrano i vari paesi in cui è stata fatta la ricerca. Sì, noi non la vediamo, forse al pubblico la vede già. Ok, c'è. Ecco, noi abbiamo fatto questo studio su 3.000 persone. Ovviamente, premetto che naturalmente per fare questi studi, insomma, questi studi sono molto difficili da fare e quindi bisogna necessariamente raccogliere un campione omogeneo. Quindi noi abbiamo privilegiato persone che vivevano in città dai 30 ai 60 anni, lavoratori full time, bilanciati per quanto riguarda il genere, quindi il 50% di donne, e abbiamo raccolto dati in questi paesi che vedete qua sotto. La cosa interessante è che si sono per esempio notate alcune similitudini, ma anche alcune differenze. La maggior parte delle persone ha definito la felicità come uno stato di armonia interiore, e questo indipendentemente dal paese di provenienza. Quindi c'è stata una predominanza di risposte in cui le persone dicono: per me la felicità è un senso di pace interiore, è la percezione che nella vita, insomma, le cose vanno bene, io mi sento in armonia con la mia famiglia, con il mondo, con i miei desideri, mi sento in pace con me stesso, mi accetto per quello che sono. Quindi un senso, diciamo così, di equilibrio interno. E questo ci ha un po' sorpreso, perché questo aspetto dell'armonia interiore non era stato studiato e non era stato classificato tra quelle definizioni che abbiamo visto prima, edoniche ed eudaimoniche della psicologia positiva. E questo dimostra come partire dalle domande fatte alle persone serve ai ricercatori ad uscire dalla loro torre d'avorio e dalle loro speculazioni personali per andare veramente a confrontarsi con la vita reale. Poi però abbiamo anche trovato delle differenze. Per esempio, nel mondo del Nord America la felicità più spesso veniva assimilata alle emozioni positive. Non a caso, no? L'americano ottimista, e anche alla soddisfazione di vita, il fatto che io riesco a raggiungere i miei obiettivi. In Norvegia abbiamo trovato la predominanza, per esempio, di risposte legate all'autonomia, sentirsi indipendente, sentirsi libero di fare le proprie scelte, tipico di società molto individualistiche del Nord Europa. In Messico e nei paesi latinoamericani ha predominato la risposta di un senso di benessere che era legato molto all'aspetto delle relazioni sociali, quindi ad un benessere insieme agli altri. E interessante, solo in India noi abbiamo avuto persone che ci dicevano: la felicità è impegnarsi per la comunità, fare degli atti altruistici, occuparsi dei bisogni degli altri. Quindi questo più o meno è la panoramica dei nostri risultati. Benissimo, cosa ci lasciano a suo avviso queste risposte? Ma ci fanno pensare, appunto, prima di tutto al fatto che le persone comuni non vedono la felicità né come un obiettivo irraggiungibile, né come una condizione estrema di picco, di riuscire ad ottenere tutto. È piuttosto una condizione di equilibrio in cui io imparo a rendermi conto di quello che ho, ad accettare me stesso per quello che sono e ad apprezzare quegli aspetti della vita che, permettetemi di usare il titolo del vostro festival, che mi fanno vedere il bicchiere mezzo pieno, non pieno, mezzo pieno, un equilibrio. Allo stesso tempo però ci dicono che ci sono delle differenze,
Quindi a seconda del contesto culturale in cui noi andiamo a chiedere alle persone queste cose, c'è un'enfasi su alcuni argomenti, su alcuni aspetti della felicità più legati alle caratteristiche culturali delle culture che inseguono il successo e il prestigio individuale punteranno di più su aspetti edonici. Le culture che invece sono più collettivistiche, come per esempio l'India, si preoccupano di più del benessere degli altri. Bene, grazie professoressa. Allora, adesso passerei la parola invece a Mirko Labella e a lui chiederei di parlarci un po' del rapporto fra la felicità e la salute. Qual è la connessione, se esiste, fra questi due aspetti? Il microfono mi sa che vasca, però. Grazie. Ok, questo dovrebbe andare molto meglio. Dunque sì, la felicità in effetti è correlato con uno stato di salute migliore, quindi se guardiamo quello che ci presentano le ricerche si vede proprio che la felicità è una questione di equilibri che riguardano, e qua mi riferisco alla psico-neuroendocrino-immunologia, è una parola proprio così lunga perché si tratta di affrontare gli aspetti che riguardano quello che pensiamo, quindi la nostra psiche, che incide profondamente poi sulla salute del nostro corpo, la parte di genetica ed epigenetica, quindi di nuovo come l'influenza ambientale, per ambiente si intende anche quello relazionale, va a influenzare l'accensione e lo spegnimento dei geni, poi abbiamo una dimensione ambientale, quindi l'alimentazione, l'aria che respiriamo, osservare un paesaggio, osservare l'arte, osservare la natura è qualcosa che fa bene alla salute, e poi ovviamente la parte sociale, perché l'essere umano è un essere assolutamente sociale, quindi funzioniamo e siamo esseri fatti per stare insieme, in questo senso siamo molto eudaimonici, come direbbe la professoressa. E quello che viene fuori dalle ricerche è che effettivamente la felicità nel nostro cervello permette di avere dei neurotrasmettitori particolari che vanno a incidere profondamente sull'umore, come la dopamina, la serotonina, l'ossitocina. E il mio professore, uno dei miei professori, diceva quando ero alla specializzazione: ricordatevi che il cervello esige questi tre neurotrasmettitori, o li avete dalle relazioni sociali, dei genitori accudenti, le coccole, il gioco, la capacità di potervi divertire per imparare, e qui la felicità è correlata moltissimo anche con tutti i processi di apprendimento. E perché è curioso, vi consiglio di andare a leggere i libri della professoressa Daniela Lucangeli, che in Italia è la numero uno che si occupa di apprendimento, o quindi le relazioni sociali, o la troverete nella Nutella, nelle droghe, nel sesso, in piaceri che sono invece più edonici, oppure, ahimè, ve la darà lo psichiatra. E quindi questo trio di molecole sono quelle che determinano lo stato mentale. L'unica cosa è che siamo in un periodo storico nel quale tutti quanti, in qualche modo, sapendo, o adesso è diventato più divulgativa, che l'ossitocina rende felici, la dopamina rende felici, siamo tutti alla ricerca di questa molecola, confondendo la dopamina per la gioia. In realtà, e ne parlavamo prima con Marta, quello che succede è che è vero che l'ossitocina e la dopamina sono neurotrasmettitori che modificano il nostro stato mentale, il problema è come ce le procuriamo. Allora, difficile pensare che un'azienda farmaceutica produrrà ossitocina, dopamina in pillole per tutte le volte che siamo tristi, così non avremo mai più bisogno di un abbraccio o di confrontarci con gli altri, o disimparando quindi a stare con gli altri. Sarebbe molto, molto meglio invece investire in un processo culturale che rieduchi alla gioia, che è una cosa che si è assolutamente persa. Basta pensare che noi siamo cresciuti con le sberle, che i bambini si baciano solo quando dormono, tutte cose che portano in qualche modo al sacrificio, quindi più soffri e più sei felice. Il pensare di fare un lavoro che ti fa gioia è quasi, suona quasi strano, no? Perché è strano pensare, al lavoro è collegato con la sofferenza, cioè tu più soffri più sei bravo, più ore stai al lavoro e le togli la tua famiglia, più raggiungi i tuoi obiettivi. La parola stessa, no? Lavoro, travagli, è legata al travaglio, alla sofferenza, cioè indica proprio dolore, no? Allora è difficile arrivare a crescere in una dimensione di gioia se la dimensione culturale è assolutamente carente.
mente su questo piano. Pensiamo al libro Cuore, a come si crescevano gli allievi con le bacchettate, no? Che è tutto il contrario di quello che richiede il cervello per un buon apprendimento. Il cervello apprende se è messo nelle condizioni di gioire. I bambini se giocano imparano, se si divertono imparano. Nel sacrificio, nel dolore, nella paura e nello stress, a livello chimico la nostra amigdala non dà più ossitocina, serotonina e dopamina, ma aumenta i livelli di cortisolo. E allora è sempre una questione di equilibrio, non è che il cortisolo è il male. Noi abbiamo il cortisolo, per esempio, durante le ore di veglia, che si alterna alla melatonina, quindi è un neurotrasmettitore che funziona, serve per il nostro corpo. Serve anche se dovessimo trovarci davanti a un leone che ruggisce, quindi in 5 minuti io devo avere una reazione da stress sana che mi permette di salvarmi la vita. Quindi o attacco, scappo o rimango bloccato in freezing sperando che il leone non mi veda e così posso portare a casa la pelle. Cioè, sta di fatto però che troppo cortisolo protratto in 5 anni di elementari, in 3 anni di media, in 5 di superiori e poi l'università con dei docenti che ti portano verso il sacrificio, il dolore, l'umiliazione e la paura, questo causa realmente poi un'alterazione cerebrale per cui il cortisolo si è visto che va a erodere i centri di memoria, provoca problemi del sonno e quindi diventa ancora più difficile entrando in un loop vizioso riuscire poi a star bene. Quindi questo è quello che la felicità in sé è dato da un neurotrasmettitore, ma bisogna creare un contenitore culturale che favorisca la produzione di dopamina e ossitocina. È un po' come, e qua faccio la parafrasi alla Lucangeli, effettivamente se noi pensiamo a una città bellissima come Venezia, Venezia è fatta di mattoni, quindi trovi i mattoni dell'ossitocina in Venezia, giusto? Però è difficile che se tu hai solo i mattoni possa ricreare Venezia, quindi la gioia è Venezia, i mattoni sono l'ossitocina. È un ragionamento molto più esteso che deve comprendere tutte le dimensioni della psiconeuroendocrinoimmunologia, che quindi vuol dire portare le persone verso una conoscenza approfondita del cervello, dei processi di accudimento, dei processi di gentilezza verso se stessi e verso gli altri, dei processi di educazione. Pensiamo per esempio a come ci trattiamo noi quando sbagliamo, quando facciamo un qualche errore, e ci diciamo delle cose a volte inenarrabili, ci diamo degli stupidi, ci insultiamo, cose che non faremmo neanche con un estraneo che magari cade qualcosa, scivola su una buccia di banana, non gli diremmo mai che è stupido. Ci trattiamo proprio male, cioè siamo stati cresciuti con una rigidità che adesso è nelle nostre scatole nere di memoria e che continua a in qualche modo girare nei nostri circuiti. Ora, questo non è buonismo, perché spesso vengo poi tacciato di buonismo, è semplicemente educazione. Si può educare con metodi che siano gentili, con metodi che siano cooperativi, anche perché poi l'essere umano di per sé cresce buono. Parlavamo anche di questo con Marta, i bambini nascono che sono già orientati alla cooperazione, no? E sono già orientati alla gioia. Quando il bambino nasce, il primo sorriso a 2 mesi e mezzo, il sorriso intenzionale è quello più bello, quando lui capisce di aver davanti mamma, realizza di aver la mamma e quindi c'è questo sorriso meraviglioso, noi siamo portati alla gioia. Michael Tommasello, che scrisse il libro Altruisti Nati, dimostrò con metodi sperimentali e quindi con videoriprese di bambini in laboratorio che bambini che sono in condizione di sicurezza con la mamma non sono sotto stress. Se vedono un adulto in difficoltà, e parliamo di bambini di 3 anni, 4 anni, anche prima di poter arrivare a, per esempio, a parlare o a comunicare, soprattutto senza che l'adulto chiedesse loro aiuto, partono in un comportamento cooperativo di supporto verso l'adulto per il piacere di condividere quel momento di "io ti ho dato una mano, siamo riusciti insieme ad avere un obiettivo condiviso". Quindi noi nasciamo così, ci roviniamo poi ovviamente crescendo, perché poi la cultura ti porta ovviamente a isolare e ovviamente quella dopamina, quell'ossitocina e quella serotonina che non trovo più se tu hai dei genitori che ti guardano fissi perché sono diventati alessitimici, quindi non riconoscono più per esempio il valore delle emozioni, il nome delle emozioni, come le emozioni incarnate si sentono nel corpo. Io conosco tante persone che non sanno più riconoscere se il cuore batte forte forte di gioia, di paura, di rabbia, di vergogna. Molto spesso pensano all'infarto, perché se non hanno un linguaggio emotivo, non sono stati educati in questo modo, ci vediamo tanti attacchi di panico che vanno in ospedale, che poi attacchi di panico non sono, semplicemente ho avuto una reazione emotiva e non so dare il nome a quell'emozione. Genitori che crescono bambini all'interno di una lessitimia, cioè dell'incapacità di poter dare un nome all'emozione, al corpo, alla parte psicologica, ovviamente porteranno questi bambini a chiudere quelli che sono gli interruttori sociali col quale imparano a stare con gli altri, e quindi poi questi bambini diventati adolescenti avranno sempre fame di ossitocina, dopamina e serotonina, e quindi
come la troveranno? Ovviamente nello sport, nel sesso, nella fumatina di un tipo, nella fumatina di un altro tipo, e poi adesso abbiamo la grande minaccia che sono i telefonini, per cui voglio dire, quando una mamma lascia il bambino da solo col telefonino non ha un'idea che dietro quel telefonino ci sono 40-50 ingegneri della Silicon Valley che hanno studiato come funziona il cervello e che quindi studiano il colore delle mail, il suono del like per produrti quelle scariche di ossitocina che sono così potenti da alla fine alienarti dai rapporti con gli altri e quindi farti restare attaccato a uno schermo. Non so se ho risposto, se è chiaro, però ho fatto una panoramica un po' generale, insomma. Grazie Mirko. Allora, è interessante però il fatto che tu ci abbia offerto un po' uno sguardo su come la società per certi versi non ci non promuove il fatto che dobbiamo cercare la felicità. Ma siccome noi siamo mezzi pieni, non tutti pieni, guardiamo anche un po' a quello che è il rischio di parlare tanto di felicità, no? Tu usi un termine che è felicitocrazia. Dici qualcosa su questo? Allora, io leggendo mi sono imbattuto in questo termine che è la felicitocrazia, no? Allora, c'è un rischio. La felicità sana è una felicità che deve essere umanamente condivisa. La felicità, quando poi diventa un prodotto, diventa un problema. E quindi c'è molto della cultura, no, occidentale degli Stati Uniti che ti porta verso una visione della felicità come obbligata. Quindi devi essere contento, devi essere felice, anche perché stiamo cambiando anche il mondo del lavoro, per esempio. Una volta il lavoro era avvitare un bullone, se l'operaio era triste o era felice, insomma al padrone non gliene fregava più di tanto. Adesso i lavori creativi devono essere lavori che portano felicità, quindi bisogna essere proprio felici. Allora c'è quasi l'obbligo, per esempio nelle aziende, di avere i dipendenti felici. C'è questa moda che se non sei felice e sei triste allora non vai bene, e questo porta secondo me una deriva di un obbligo di felicità, per cui felicità è quell'impulso, quel neurotrasmettitore che ti porta per esempio a comprare cose che non vuoi. Il neuromarketing insomma è l'uso delle neuroscienze molto poco etico, che invece di dedicarsi a usare gli studi che si hanno scientificamente in modo responsabile per formare genitori e bambini verso generazioni migliori, vanno a studiare come sono gli impulsi cerebrali per crearti un bisogno e una finta felicità che tu appaghi comprando e passando da un prodotto all'altro e quindi facendo insomma poi arricchire altre persone. Quindi occhio anche alla felicità, essere felici sempre per forza non è un bene, bisogna imparare invece l'ascolto e quell'equilibrio di cui parlava la professoressa, che anche poter avere l'opportunità di essere tristi, l'opportunità di essere arrabbiati, l'opportunità di provare vergogna. Si impara anche dalle emozioni negative e molto spesso grazie alle emozioni negative si diventa felici. Se qualcuno è triste, io posso dare una mano a una persona che è triste, fa bene il mio atto di compassione non soltanto verso chi riceve l'aiuto, ma fa star bene anche me che lo do, e porta tutti e due poi a essere felici. Penso che la felicità vera sia soltanto insieme, non può esserci una felicità singola, individuale, gestita dal marketing piuttosto che da prodotti che poi non servono o da filosofie che sono un po' usa e getta, no? Quindi bisogna ritornare realmente a credere nel mondo e negli esseri umani. Grazie. E qua ci lanci proprio un assist perfetto per fare la prossima domanda a Stefano, che della dimensione sociale invece, come dire, ha fatto il suo mestiere, no? Colpisce che da quello che ci diceva prima il grafico, la tabella proiettata dalla professoressa delle fave, pochissime culture tengono in considerazione questo aspetto delle relazioni interpersonali nella società, nella comunità, perché centrali quelle familiari, ma più si esce di casa, diciamo, meno diventano centrali, no? Quindi a Stefano chiedo: perché tu hai a cuore la dimensione civica della felicità? Allora, tutto grazie per l'invito. Sono autore con Alberto Robbiati e Alessandro Mercoli di un percorso che si chiama Felicità Civica, in cui noi siamo ancora immersi, per cui vi racconto delle cose che stiamo scoprendo e che molte volte derivano da confronti come questi. Innanzitutto, bello essere qui, no? Anche sotto questo buco, come dicevamo prima, perché è da ottimisti, no? Visto le previsioni del tempo, essere proprio sotto un buco. E un'altra battuta che vi faccio è: prima dicevamo ospiti che arrivano da parti lontane d'Italia.
Non è il mio caso, io abito subito dopo il ponte, no? Infatti Marta era preoccupata, diceva ma quando arriva? In realtà io ci ho messo 30 secondi, però è una parte molto lontana dell'Italia, vi assicuro. È da lì che è partito questo progetto. Oltre il ponte il 50% delle persone che vive, che ha il domicilio, quindi dei regolari, sotto i 45 anni è immigrato o è figlio di immigrati. Ed è qua, è oltre questo ponte. Ponte si vede qualcosa. E allora il progetto, la storia del ponte l'avete sentita, sì. Allora, il progetto Felicità Civica è nato un po' da una sensibilità che molti di noi hanno e che ci ha fatto scattare in piedi quando nel 2018, insomma, il Censis ha pubblicato una fotografia dell'Italia dicendo che il nostro paese, no, famoso in tutto il mondo per molte altre cose, in realtà era diventato il paese del rancore sociale, dell'odio, lo fotografava così. Sono dei dati incredibili che non mi entrano nella testa e quindi me li devo scrivere perché li voglio rimuovere ogni volta. Per cui sostanzialmente si parla di un sentimento negativo rispetto agli immigrati per il 59% degli italiani. Dati ancora più allarmanti su insomma, come reagiresti se tua figlia si sposasse con un immigrato o con una persona con un islamico, no? E poi dati molto preoccupanti rispetto all'idea che abbiamo del futuro, no? Quindi per l'83% delle persone è difficile scalare delle posizioni sociali, per il 65% teme di retrocedere, l'84% degli italiani non ha fiducia nei partiti politici e così via. Era il 2017-2018, allora da lì siamo partiti, però abbiamo continuato a vedere il Censis dicendo chissà com'è, se stiamo migliorando. L'anno successivo l'Italia era il paese della cattiveria, non più rancore sociale però cattiveria, che però era una cosa positiva perché dice si sono messi in azione, no? Non sono più arrabbiati alla finestra ma sono scesi in piazza. L'anno dopo il paese del furore, no? Dell'incertezza, come dire, ne stiamo uscendo da un trauma che era ovviamente legato all'immobilismo sociale, alla sensazione di ingiustizia, ne stiamo uscendo, ma ne stiamo uscendo in maniera individuale, no? Ognuno chi può si salva e se c'è una persona forte al comando, magari qualcuno di voi penserà anche a qualche nostro politico, bene, no? Perché l'uomo forte ci può aiutare. E allora di fronte a questa fotografia si può reagire dicendo io non sono così, no? Sono gli altri che in qualche modo lo sono diventati, oppure ci si può chiedere che cosa non abbiamo fatto, no? Che cosa non abbiamo fatto, come mai ci siamo ritrovati in questa situazione, ci sarà anche una nostra responsabilità. E allora abbiamo voluto iniziare a fare un percorso collettivo sul tema della felicità civica, cercando innanzitutto di capire che cos'era la felicità da un punto di vista psicologico, ma abbiamo letto i testi di Antonella della Fave e le sue ricerche, abbiamo letto poi anche altre ricerche ed è emersa una parola chiave, una parola importantissima, la relazione. Ciò che ci rende felici è la relazione, molte volte è vivere in relazione, vivere in comunità. Ci sono degli studi che dicono che la ricchezza non dipende solo da questioni economiche, no? Anzi, forse più si sale, no, di benessere, più a un certo punto si perde magari il rapporto con gli altri. E poi abbiamo voluto fare degli altri studi, io ve li dico velocemente, sul sito ci sono queste ricerche, un altro studio sempre con l'università, invece da un punto di vista sociologico, e sono emersi tanti concetti, ma due ci piacciono molto. Uno, il concetto del civicness, no? Il senso civico, cioè aiutare la cittadinanza a sviluppare il senso civico, occuparsi della società. E questo è un altro elemento molto importante. Poi un altro è il diritto alla città, no? Fare in modo che le persone abbiano diritto a partecipare alla vita sociale. Ed è un diritto sacrosanto. Sempre in questo quartiere di cui vi raccontavo prima, perché è da lì che siamo partiti, c'è una scuola elementare dove il 95% dei bambini sono figli di immigrati, no? E sono nati qui,
però non possono avere il diritto di cittadinanza, un altro tema che renderebbe felici, no? Dei bambini, che renderebbero felici delle famiglie, ma di cui ancora oggi non c'è nessuno che ha voluto occuparsene per paura che quella percentuale di persone che in qualche modo guarda un po' con dispetto gli immigrati poi non li votasse sostanzialmente. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato proprio su questa idea di futuro, no? Come fare a ritornare a immaginare il futuro in maniera positiva? Abbiamo realizzato due percorsi. Un percorso con l'Università di Trento, abbiamo coinvolto più di 100 personaggi attivi anche in città che avevano un po' di alcuni ruoli, e l'altro percorso che abbiamo fatto invece era di comparare i vari indici alternativi al PIL, no? Ce ne sono moltissimi, dal famoso indice del Bhutan, ce ne sono tantissimi, no? Poi anche li potete vedere sulla ricerca. E lì abbiamo iniziato a isolare, no? Degli indicatori che ritornavano. Degli indicatori che ritornavano in questi indici alternativi, e abbiamo creato una prima mappa, no? E noi l'abbiamo chiamata le sfide civiche, cioè qualche cosa servirebbe per cercare di rompere, no? Questa situazione. E dopodiché abbiamo, con l'Università di Trento, Scopia, abbiamo lavorato creando questi laboratori di futuro. Una cosa che è un altro elemento che ci blocca moltissimo è si chiama, termini tecnici, no? La retrotopia, cioè l'idea che la felicità sia ormai nel passato. Cioè il futuro è l'elemento che ci spaventa, no? Nel passato c'è la nostra felicità ed è qualcosa di assurdo, no? Perché insomma noi viviamo alla ricerca della felicità. E allora abbiamo individuato queste 10 sfide civiche. Io poi magari ci torniamo dopo se vogliamo, ma vi elenco, no? Proprio per cercare di tradurre che cosa può essere la felicità collettiva. Una sfida civica è collegata alla terza età, no? Noi siamo un paese che sta invecchiando, quindi la felicità passa anche da come invecchieremo e da come ci prenderemo cura delle persone care che stanno invecchiando. Un altro tema è la famiglia. Siamo un paese in cui per paura non facciamo nascere i nostri figli. Un altro tema è l'accesso alla cultura. Ci sono scuole, no? Ci sono opportunità legate alla cultura, c'è la povertà educativa, c'è la povertà culturale. Anche questo non rende felici, no? Un altro tema è collegato al tema dei giovani, no? E alla formazione, come sta cambiando il lavoro. Abbiamo delle percentuali molto basse, no? Di laureati, abbiamo delle percentuali molto basse di diplomati, abbiamo delle percentuali molto alte di NEET, no? Chi non lavora e non si sta formando. Un altro tema è l'ambiente, no? Sono temi sempre che guardano anche al futuro, agli scenari futuri. E gli spazi pubblici, la vivibilità, no? Questo è un posto che è diventato felice con queste sedie, no? Un altro grande tema è il lavoro, no? Dicevi prima giustamente il lavoro, no? La fatica, il travaglio, eccetera. Noi non facciamo più la fatica che facevano i nostri genitori, no? Eppure come lo impieghiamo il nostro tempo oltre il lavoro, no? Oppure qual è il rapporto tra il lavoro e il tempo personale? Un altro tema inevitabilmente sono le relazioni sociali. Ci sono dei dati, no? Il benessere, ci sono dei dati incredibili rispetto, anche qui sono dati che mi sono segnato perché li rimuovo velocemente, no? Per cui in 3 anni è aumentato del 23% l'uso di ansiolitici, di sedativi in Italia, no? Il 75% degli italiani si dichiara stressato. Allora non è una responsabilità individuale, no? Non possiamo credere che noi possiamo fare tutto da soli. No, è una responsabilità politica, è una responsabilità sociale, è qualcosa che ci stanno negando. È un nuovo criterio, un nuovo paradigma che fa anche sorridere. A me è capitato di incontrare persone che dicono: ah, adesso ti occupi della felicità, no? Eh sì, mi occupo di cose meglio, no? Che occuparmi della tristezza. Cioè, poi ci sono anche dei grandi professionisti della tristezza, della paura, no? Però è qualcosa che ci è stato in parte negato a noi e siamo già privilegiati, e poi a molte altre persone che hanno meno strumenti di noi. La bellezza di queste sfide civiche è che non so, che sono nate con il confronto con la cittadinanza attiva, quindi
non sono nate, diciamo, a tavolino dicendo facciamo, mettiamo giù, aggiungi questo, aggiungi quell'altro, ovviamente tenendo in considerazione, grazie, grazie. E un altro grande tema ovviamente è l'innovazione, no? L'innovazione tecnologica, un'innovazione che crea anche un impatto sociale o un'innovazione tecnologica, dicevamo prima lo smartphone, dicevi, no? O il marketing quando diventa malvagio, no? Anche quello è un altro elemento da cui da tenere in considerazione. Il tema della salute, ovviamente, il tema della sicurezza, però intesa come coesione sociale, non sicurezza come controllo, sorveglianza. Una comunità sicura è una comunità che si conosce, una comunità che sa di essere una comunità. E infine il grandissimo tema, no? Delle diversità di vario genere e quindi della partecipazione. Abbiamo fatto questi laboratori di futuro e coinvolto moltissime persone a immaginare una Torino nel 2040, no? Perché così che si fa sul futuro. Lavoriamo sul 2040, una Torino felice. E vi faccio un esempio. È emerso che un bel gruppo degli abitanti vorrebbero una sindaca islamica e vegetariana. Probabilmente non riusciremo ad accontentarla. E metà degli assessori o immigrati o figli di immigrati. Non ci riusciremo, però ci proviamo ad andare in quella direzione, così come ci sono molte altre invenzioni che abbiamo fatto. Ah, avete scritto, che fantastico. Grazie. Allora c'è un concorso che è sul sito Felicità Civica, è molto semplice, è proprio semplicissimo, bisogna solo scrivere 3-4 cose. E se voi volete partecipare, potete proporci delle idee, dei progetti, per creare questa comunità e anche questo incontro con Mezzopieno è una partnership, no? Di cui noi siamo molto fieri perché vi abbiamo letto, vi leggiamo e vi leggeremo sempre con grande felicità. Grazie. Grazie Stefano. Ora abbiamo finito una prima carrellata di interventi e credo che sia interessante notare come ognuno di voi ha detto che ci sono delle cose che ci rendono felici, quindi gli aspetti che causano felicità sono tanti e sono diversi, ma emerge anche che sono connessi. Allora chiederei a Mirko di parlarci un po' di questa connessione fra emozioni positive, negative, salute, felicità nella sua esperienza personale, perché il titolo di questo dialogo è pur sempre l'esperienza umana e la scienza, quindi se hai voglia di condividere con noi la tua esperienza personale in merito. Allora, chiaramente sì, finché uno è psicologo in genere, è un sanitario, si pensa che parli, no, per le slide e per i dati che uno porta, però ogni sanitario è anche una persona, quindi ci sono anche vicende personali, per cui poi per essere certo di quei dati scientifici che danno la direzione su come poter raggiungere o gestire meglio degli stress, bisogna aggiungere poi anche la parte personale. E la parte personale mia che condivido con voi è il fatto che quando avevo 28 anni mi sono ammalato di una malattia che è tipo sclerosi multipla, che si chiama miastenia gravis, che è un deficit autoimmune che porta a blocco respiratorio piuttosto che a deficit muscolari diffusi, quindi non si guarisce da questa malattia e tutto sommato da questo momento di dolore, perché non si deve essere sempre felici ovviamente, è nata però la mia felicità, nel senso che affrontando la mia malattia mi trovai all'ospedale di Pisa, operato all'ospedale Cisanello dalla dottoressa Ricciardi, che è una neurologa che ha pure lei la miastenia, quindi venne operato al timo e mi trovai nella stessa camera con un ragazzo della mia età, quindi io ragionando in modo scientifico, stessa equipe curante, stessa età, stessa patologia, stadiazione di malattia, però quel ragazzo era molto molto più triste di me. Io per fortuna, facendo questo lavoro, le emozioni le conoscevo un po' meglio, le gestivo un po' meglio, ok. Allora, mentre ero lì in ospedale, lessi un libro di Davide Lazzari, che è uno psicologo italiano molto bravo, che ha fatto tante ricerche sugli studi del rapporto tra mente, corpo, salute e malattia,
Questo libro era edito dalla Franco Angeli e Davide Lazzari oggi è diventato il presidente nazionale del nostro ordine professionale di psicologi e leggendo questo libro è lì che io poi scoprì la PNEI, che è la psiconeuroendocrinoimmunologia, e iniziai a rileggere quei dati su quello che io avevo passato e in effetti rileggendo come ero arrivato in quel letto c'era stata una pessima gestione dello stress, quindi pur conoscendola però non applicavo quello che applicavo con i miei pazienti. Capii molto bene anche che il mio tipo di alimentazione piuttosto che i rapporti personali che avevo in quel decennio della mia vita, e da lì iniziai a vedere un po' di luce, no? Ho detto allora queste cose qua sono studiate, qualcuno se ne occupa, ecco perché la scienza usata così è una scienza responsabile, perché ti dà una lettura degli eventi permettendoti di poterne avere un controllo che è maggiore. Allora iniziai in qualche modo, leggendo il libro, a aprire la mia mente, studiare e gestire meglio lo stress, l'emozione e tutto quanto, e in qualche modo adesso la mia malattia è sotto controllo da un ventennio, continuo ad essere in terapia, ma come vedete non si vede, non si nota, mentre invece quel ragazzo che era con me finì in depressione, la depressione cambiò i suoi equilibri neurochimici e adesso restò in qualche modo insomma più danneggiato dalla malattia, e se considerate che le caratteristiche di quello che ci accomunava erano identiche, stesso equip curante, stesso tipo di malattia, stessa età, l'unica variabile che cambiò il destino di queste due persone fu proprio come gestire lo stress e le emozioni. Da lì poi io scoprì la psicoendocrinoimmunologia, iniziai nell'associazione, quindi anche lì insomma ebbi l'esperienza felice di potermi riconnettere col gruppo di altri pazienti malati, e soprattutto per quella che è la mia professione, diciamo, mi diede un turbo che l'università non ti dà, cioè il sanitario che si ricorda che un giorno o l'altro sarà paziente fa questo lavoro in un altro modo, e quindi con i miei pazienti un po' più ardui o che sono magari un pochino più tosti gli dico: guardi che non sto parlando da psicologo, ci stiamo parlando da paziente a paziente, e vi assicuro che poi di queste cose se ne capisce. Quindi scontrarti con un limite, anche se da poi chiaramente dolore, sofferenza, ho avuto i miei momenti di tristezza, però vi assicuro che la felicità si raggiunge paradossalmente attraversando la tristezza, e quindi ritorniamo nel concetto di equilibrio emozionale che diceva sia l'Antonella, ed è bello vedere che poi alla fine esperienze diverse si connettono, quindi la dimensione sociale, la dimensione storico-culturale, la dimensione più chimica, che apparentemente sembra più fredda, in realtà però siamo organismi che funzionano così, si riuniscono verso quello che poi è l'essenza dell'essere umano. Quindi assolutamente, grazie Mirko. Allora richiamerei in causa le fave, perché finora abbiamo posto l'accento soprattutto su mente, corpo, aspetti relazionali e sociali, ma ci sono anche degli aspetti che nella nostra cultura vengono forse poco presi in considerazione. La professoressa delle fave è anche esperta di medicina ayurvedica. Una delle cose che fa è proprio cercare di combinare quella che è la medicina occidentale, se vogliamo, e anche la psicologia, con dei sistemi tradizionali di medicina tradizionale come l'Ayurveda, che è uno di quelli riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, chiederei a lei di parlarci del concetto di salute nell'Ayurveda, perché apre un po' le porte, diciamo, lo sguardo anche a dimensioni diverse, e peraltro, come ci farà vedere bene, ritorna molto su questo concetto dell'equilibrio di cui già abbiamo parlato abbastanza. Prego. Grazie. Allora sì, la cosa interessante che io ho scoperto studiando la Ayurveda è che molte delle cose che noi pensiamo di aver scoperto in Occidente negli ultimi 50 anni erano abbondantemente note, studiate con altri strumenti, secondo altre prospettive anche di comprensione, da culture apparentemente molto distanti da noi e con delle metodologie molto diverse dalle nostre. L'Ayurveda è una appunto delle medicine tradizionali che oggi l'OMS riconosce come medicina tradizionale, e in India viene praticata tuttora, ci si laurea in medicina ayurvedica ed ha pari, diciamo, dignità della medicina convenzionale.
Se noi andiamo a vedere, i primi trattati di Ayurveda scritti in sanscrito risalgono al IV secolo avanti Cristo. Questa è la definizione di salute che dà l'Ayurveda in questo trattato che, come voi vedete, si chiama Sushruta Samhita. Sushruta era il grande chirurgo ayurvedico, tra l'altro. E che cosa dice la definizione di salute? Dice che quella persona che ha una condizione di equilibrio, potremmo chiamare omeostasi in termini medici attuali, colui che ha un equilibrio nelle funzioni fisiologiche, quindi la circolazione, la respirazione, il sistema motorio, insomma tutti gli aspetti che caratterizzano la nostra fisiologia. La digestione e l'eliminazione delle scorie. Noi oggi abbiamo scoperto il microbioma, abbiamo scoperto il fatto che bisogna tenere l'intestino in attività, ma questo era noto per l'Ayurveda 2500 anni fa. Che ha i tessuti in condizione di equilibrio. Questo per quanto riguarda quindi l'aspetto del corpo. La cui mente è lieta, l'intelletto chiaro e i sensi pacificati. E quindi qui parliamo invece di mente, ma distinguiamo tra la mente e l'intelletto e anche, manca qui una definizione, l'atman, quindi lo spirito, che sta bene, che è pacificato, viene detto svasta. Svasta, questa parola, è la parola che in sanscrito viene usata per definire sano. In realtà vuol dire stabile nel proprio sé. Quindi, di nuovo, una persona equilibrata. Una persona equilibrata a livello mentale, a livello fisico e anche a livello spirituale. Perché questo è un aspetto che noi dimentichiamo un po', c'è una dimensione spirituale che oggi è stata riscoperta attraverso, per esempio, la mindfulness, attraverso tutta una serie di pratiche che sono però state un po' prese a prestito, diciamo, da queste culture, che contribuisce alla quell'armonia interiore che di fatto le persone della strada riconoscono come una delle migliori definizioni e una delle definizioni più condivise di felicità. Quindi ricordiamoci che noi spesso pensiamo di scoprire l'acqua calda, ma l'equilibrio mente-corpo, il fatto che la mente e il corpo si influenzino reciprocamente, è patrimonio prima della nostra medicina, delle medicine tradizionali, e appunto citiamo la Ayurveda perché di questo questa conosco e di questo io posso parlare, ma sulla stessa linea è per esempio la medicina cinese. Ecco, e su come possiamo fare nostro, diciamo, e ricordarci anche di questo aspetto spirituale che contribuisce alla nostra felicità, che come lei ha detto tendiamo un po' a dimenticarci? Che cosa possiamo imparare da queste culture o come possiamo rispolverare qualcosa che forse già apparteneva alla nostra cultura ma che abbiamo un po' dimenticato? Ma il problema è che noi molto spesso facciamo confusione tra la spiritualità, la religione, insomma, e ogni tanto siamo anche un po' preda delle mode, perché io stessa devo dire, in alcuni casi quando vado a parlare della Ayurveda, mi trovo persone che si meravigliano del fatto che io, che sono un professore universitario, che non mi vesto con le gonnellone e faccio una vita molto classica da occidentale, possa interessarmi di Ayurveda. In realtà ci sono tutta una serie di stereotipi sulle persone che praticano l'Ayurveda che proprio dimostrano come queste medicine non sono capite nella loro essenza. Diventano delle mode, diciamo, diventano delle semplificazioni un po' hippie, perdonatemi il termine anche obsoleto, di una pratica e di una serie di pratiche che in realtà sono radicate in un sistema culturale di medicina. Questa dimensione spirituale, molto spesso quando parliamo di spiritualità cadiamo preda delle stesse mode. Allora, il fatto di praticare la meditazione, praticare certi percorsi, per esempio, di cui oggi si parla molto, di mindfulness, piuttosto che la stessa pratica dello yoga, non è necessariamente qualche cosa di esotico o qualche cosa di esoterico.
Molte volte queste pratiche ci permettono di ricordare che esiste una dimensione trascendente, al di là della nostra vita quotidiana pratica, che ci permea, che permea la nostra vita, che può essere semplicemente la cultura in senso generale. Abbiamo sentito prima riferimento al fatto di perdersi in nella meraviglia della contemplazione di un tramonto, di sentirsi in armonia con l'universo, di sentire che esiste un equilibrio che ci sta intorno, esistono delle regole che stanno al di sopra di noi, è un sistema di connessioni che va al di là di quello che noi possiamo capire e che forse possiamo sentire nella vita quotidiana, all'interno del quale siamo immersi. I fisici quantistici parlano di questi aspetti in altri termini. A questo proposito c'è questo bellissimo libro del fisico Rovelli, che è appena uscito per Adelphi, che si chiama Helgoland, che è molto illuminante in questo senso dal punto di vista, per esempio, dei fisici. Chi pratica pratiche spirituali ne parla in altri termini, chi crede e pratica una religione lo vede secondo altri aspetti, ma certo fa parte di quell'interrogativo dell'essere umano, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, a cui ognuno risponde secondo una propria sensibilità, secondo il proprio sistema di valori e di credenze, e che però dà anche un po' una risposta a queste domande, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, che prima o poi ogni essere umano si pone. E quindi questa dimensione di equilibrio, di armonia con l'universo, che è una risposta che è venuta fuori da molti delle persone che abbiamo intervistato, credenti, non credenti, islamiche, indù, atee, questa idea di sentirsi in armonia con l'universo come senso di felicità è un aspetto che, ripeto, è degno di essere considerato. Grazie. Allora, adesso vorrei approfondire un po' questo discorso del confronto fra culture, fra popolazioni diverse. Conducendo questo studio, questi studi che avete fatto, ricerca, è cambiata in qualche modo la sua visione sulla felicità? Si è contaminata dello sguardo degli altri, proprio dal punto di vista della sua esperienza personale? Allora, io devo dire che prima di tutto io ho avuto grosse lezioni, e qui mi riallaccio a quello che è stato detto prima, ho avuto grosse lezioni dalle persone con cui ho lavorato con disabilità croniche. Appunto, io ho lavorato e sto tuttora lavorando con persone con sclerosi multipla, sto lavorando con ragazzi con distrofia muscolare, quindi ragazzini che con la distrofia di Duchenne, che a 10 anni smettono di camminare e hanno una progressione di malattia molto impegnativa dal punto di vista della patologia e della diffusione delle limitazioni, che prima li porta a stare in carrozzina, poi li porta a non muovere più le braccia, poi li porta a non reggere più la testa sul collo e poi li porta a morire di difficoltà di insufficienza respiratoria. E sono sempre rimasta veramente colpita dalla serenità e dalla capacità di tirare fuori quello che di più buono c'era nella vita da parte di questi ragazzi e da parte delle loro famiglie. Nonostante, devo dire, alcune volte il senso di supporto civico manca. Quindi la capacità, comunque, anche nonostante i limiti del sistema sanitario, i limiti e l'accettazione da parte della comunità, ci fosse in queste persone di voler affermare il loro desiderio di vivere e desiderio di vivere al meglio quello che la vita dava loro. E quindi questo senso di interrogarsi sul senso, perché sul senso di che cosa voglia dire vivere in queste condizioni, che sono condizioni oltretutto ingravescenti, molto faticose. E vedere però che esiste sempre la possibilità di trovare un senso
e di trovare un beneficio, perdonatemi un termine che forse può essere quasi sembrare un insulto, ma non è vero. Il concetto di benefit finding, trovare la possibilità di crescita, la possibilità di qualche cosa di buono anche in una situazione così. E d'altra parte, questo io l'ho imparato anche lavorando in un centro di riabilitazione in Nepal, in una zona rurale dove veramente non c'era niente, dove veramente questi bambini non avevano nulla, neanche il supporto sanitario. E nonostante tutto, vedere queste famiglie che ce la facevano, che guardavano al futuro con un sorriso, questo a me ha insegnato tantissimo dal punto di vista personale. Mi ha insegnato veramente ad apprezzare ogni piccolo aspetto della vita quotidiana e soprattutto a non lamentarmi delle scemenze, cose che noi facciamo troppo spesso. Grazie. Su questo aspetto del riconoscere gli aspetti positivi della gratitudine torneremo fra un attimo. E invece facciamo un passo indietro a questo discorso appunto del confronto fra culture e vorrei chiedere a Stefano, anche nella tua esperienza di regista, che cosa ti ha insegnato il confronto con ad esempio tutte le fette di immigrazione di cui parlavi? Ha cambiato in questo in qualche modo questo confronto la tua visione sulla felicità? Questo. Ok. Sì, cioè avere il privilegio di estendere l'universo, no? Con cui noi vogliamo sentirci in armonia, come diceva giustamente prima la professoressa, e quindi capire che noi che l'universo è più grande, no? Rispetto a quello in cui viviamo, e quindi iniziare a capire chi sono gli altri, iniziare a capire che ci sono delle cose più urgenti delle nostre, che ci sono delle situazioni per cui vale la pena impegnarsi, no? Molti studi raccontano che ad esempio l'impegno civico, il volontariato, essere nella società, cercare in qualche modo anche di trasformarla con cose quotidiane, no? Dal volontariato alla mensa sociale o a un lavoro invece che è proprio su quel tipo lì, aiuta a stare bene, no? E allora riuscire a incontrare delle realtà che in qualche modo noi sentiamo solo al telegiornale, per cui poi molte volte facciamo il tifo, no? Però facendo fatica veramente a frequentare certe realtà è un arricchimento incredibile, no? È un arricchimento che si porta dietro il fatto di vivere in una città, ad esempio, no? Quindi possiamo facilmente entrare in contatto. Molte volte ci sono queste divisioni, no? Questa scuola del 95% di figli di immigrati è stata una valanga, no? Che è partita dal 60, 70, 80, sono andati via anche i bimbi rumeni, sono andati via i bimbi cinesi, sono sostanzialmente quasi tutti africani, italiani, però di origine africana, è una valanga, cioè ci sono queste distinzioni sempre più grosse. Allora riuscire e imporsi, no? Questo impegno di confrontarsi quotidianamente, incontrare persone diverse, secondo me allarga l'universo con cui ci vogliamo sentire in armonia e quindi ci spinge a fare delle azioni generose, no? E coraggiose. E quindi la frequentazione quotidiana che da qualche anno a questa parte mi privilegio di avere con persone di altre comunità è un arricchimento continuo. In questa scuola in cui sono entrato parlando male l'italiano lentamente perché temevo che non mi capissero i bambini, in realtà dopo 5 minuti avevo capito che ero un deficiente, cioè nel senso che loro erano assolutamente più bravi di me, anzi erano bilingue, mentre io parlo un po' il campano perché in casa si parlava quello, quindi anche un dialetto volgare volendo, invece loro parlano due lingue, no? In maniera, anzi fanno anche i traduttori a casa. Entrare nelle famiglie, avere paura di chiedere il permesso, posso intervistarti e poi ritrovarti a casa il giorno del battesimo, ritrovarti con una disponibilità incredibile, non meritata, perché loro la davano all'istituzione scuola, non a me. Io arrivavo dalla scuola, no? E quindi le porte erano aperte. Andare nelle scuole
invece quelle un po' più privilegiate, provate a chiedere che cosa pensano gli insegnanti dei genitori. Scoprirete che temono più i genitori dei figli, no? Come dire, hanno paura delle intromissioni di questi genitori che pensano di saper fare meglio gli insegnanti, no? E questi sono, ma sono esempi quotidiani. Allora, nei miei progetti di innovazione sociale, io adesso cerco non solo di farli con loro, perché poi c'è il vizio di dire, ah, mi serve una comunità, puoi venire gratis o con un rimborso spese oppure per la festa finale. No, nel 2020 i progetti vanno iscritti con loro. L'analisi del contesto va fatta insieme, servono attività di mediazione, serve rischiare. Io l'anno scorso ho organizzato il pranzo di Biennale Democrazia con i ristoratori etnici di Aurora e mi chiedevano in continuazione il menù e io dicevo non lo so, cioè non lo so che menù faranno, non lo so, sono 7 cucine diverse, 7 lingue diverse, non parlo 7 lingue, rischiamo insieme, no? Quindi bisogna prendersi questi rischi, siamo nel 2020, chi lo fa per primo è più felice, scopre un nuovo modo di lavorare. Come diceva prima la professoressa, ci rendiamo conto davvero delle sciocchezze, no? Queste famiglie purtroppo molte volte vivono anche situazioni drammatiche. Adesso, lo diceva oggi la Caritas, da dicembre in poi ci sarà il problema degli sfratti, ci sarà il problema, sono grossi problemi. Allora anche questa polemica sul reddito di cittadinanza è una polemica che mi sembra non appartenga al mio universo, no? Come dire, ma nel vostro universo ci sono le persone che non hanno soldi per vivere o non ci sono? È una grande conquista il reddito di cittadinanza, peccato non l'abbiano fatto quelli prima, no? Piuttosto possiamo dire così, ma non dobbiamo cancellarlo, e così molte altre cose. In tutto questo c'è un senso di comunità gigantesco, no? E non è facile entrare in contatto perché ormai si è creato un muro, no? Per cui un bianco è un rompiscatole, un bianco è qualcuno che prima o poi farà una gaffe, dirà una cosa che tradirà i suoi pregiudizi, magari viene da te però poi spera che il parrucchiere arabo vada via e che torni un bel negozio italiano, eccetera eccetera. Però superata questa diffidenza che ormai si è creata, ed è anche bene che ci sia una resistenza dall'altra parte, come dire, e tu adesso vieni nel 2020 a fare cosa qua? Superata quella diffidenza, c'è un senso di comunità, di gratitudine, di generosità. Durante il lockdown, io vivo una casa nel cortile, no? Quindi ci affacciamo tutti, cioè, anche violando un po' la legge, ricevevo doni in continuazione, doni. Ma il dono non è quello che avanza, no? Quindi noi mangiamo, wow, è avanzata una frittata, portiamola alla signora del terzo piano. No, il dono era la frittata più grande, era la parte più grande del couscous, della carne di agnello, eccetera, eccetera. Sono gesti che ci insegnano a tornare a vivere in comunità, no? A tornare a credere nelle relazioni e a credere anche che noi siamo piccoli rispetto alla nostra vita e anche rispetto alla vita loro, no? Molto avventurosa. Lo dicevo, no, chiacchierando in questi giorni con te, il famoso Inshallah, no? Che se Dio vuole, che poi in spagnolo diventa Ojalá, no? Magari, Oshallah, eh? Certe cose non dipendono più da noi, no? E se Dio vuole, o comunque se la comunità, se la concatenazione degli eventi le fa capitare. Invece noi pensiamo che tutto dipenda da noi, allora tutto quello che facciamo deve avere magari un retropensiero, qualcosa che poi succede, insomma un mal di testa incredibile. La generosità, vivere insieme, la gratitudine, la fiducia negli altri. Io ho una bimba di 6 anni, quando passeggia è un continuo, magari è anche maschilista, non lo metto in dubbio, però è un continuo principessa, principessa, regali, doni, non paghiamo nulla, no? Cioè, quando c'è mia figlia. I commercianti, ma non so se vi ricordate come sono i commercianti italiani, cioè ce n'è, è un po' diverso, no? C'è sempre la sensazione che tu stai per chiedere qualcosa, invece lì è un continuo, no? Allora, non neghiamoci questa possibilità, anzi, favoriamole. Chi di noi ha dei lavori,
fa dei lavori di quel tipo, che inizi a farli con queste persone. Io ho partecipato a dei percorsi in cui mi dicevano, perché poi ho fatto tutta una rete di negozi etnici del territorio, si chiama Itnico, no? Un altro progetto che forse non conosci, e mi dicevano: ma puoi portare il kebabaro, la sua testimonianza con i ragazzi appena arrivati? E io lo portavo, però dicevo: la prossima volta il kebabaro va pagato per la sua testimonianza, come paghi un altro testimone, no? E quella è un po' la chiave per entrare e iniziare a dire: facciamo insieme le cose. Grazie. Allora, Stefano, hai lanciato un seme, no? Mi piacerebbe avvicinarmi alla cura di questo dialogo provando proprio a immaginarci qualcosa di concreto. Tu hai parlato della generosità e del dono come di qualcosa che, come dire, ti ha fatto bene al cuore, ti ha scaldato il cuore, anche in una, soprattutto in una fase come quella del lockdown. Ecco, vorrei che agli altri due relatori, ad Antonella Delle Fave e a Mirko Labella, di dirci in poche parole un suggerimento, una pratica che secondo loro ci può rendere più felici, una cosa che dovremmo, uscendo da qua, seminare, innaffiare un pochettino. Mirko, inizia pure tu. Beh, io penso che la prima cosa fare sia realmente cercare di applicare la stessa generosità prima di tutto con se stessi, quindi declinata nel non... Quando fate qualcosa o sbagliate, iniziate a usare la gentilezza con voi stessi come prima cosa, poi vi verrà automatico avere rapporti migliori, anche perché esistono neuroni, si chiamano neuroni specchio. Rimbomba. Niente, non ce l'abbiamo fatta. Non volevamo usare neanche il terzo vaso per le norme anti-Covid, ma... Siamo poco anti-Covid. Tu sei bene, sì? Ok. Allora, allora l'idea è questa: se noi riuscissimo davvero, almeno con noi stessi, a essere un pochino più gentili, a essere un pochino più educati, cioè tanti dei sintomi della salute mentale riguardano l'educazione che noi abbiamo con noi stessi, cioè come ci trattiamo. Se noi riuscissimo ad allenarci in questo, gli altri vedrebbero in noi una persona più serena e quindi cambierebbero le relazioni, perché gli altri rispecchiano quello che vedono quando si pongono poi davanti a noi, e questo potrebbe essere un primo semino per cercare di cambiare le cose. Grazie. Antonella Delle Fave, lei che semino lancia? Ma io, il mio semino è: dovremmo imparare a rallentare e ad essere un po' più consapevoli delle cose che ci succedono momento per momento. Cioè, se usciamo di casa la mattina dovremmo imparare a guardare il cielo, non soltanto per capire se dobbiamo prendere l'ombrello o no, ma proprio per guardarlo. Dovremmo imparare a guardare le persone, a guardarle senza giudizio, semplicemente guardarle, a notare come le persone sono, non semplicemente perché ci servono, ma perché sono delle persone, sono una parte dell'ambiente in cui siamo. Cioè, dovremmo essere un po' più consapevoli, utilizzare la consapevolezza, e questo però richiede che andiamo un po' più piano, perché per imparare a notare che ci sono le nuvole nel cielo e che la persona davanti a me ha una certa espressione, ci sta dicendo delle cose in un certo modo, dobbiamo avere un po' più di tempo. Io ritengo che noi abbiamo imparato una cosa da questa esperienza di lockdown. Mi sono confrontata con altre persone e spero che veramente su questo non ce lo perderemo. Abbiamo dovuto fermarci per forza. Abbiamo dovuto imparare a fare le cose diversamente, però abbiamo, per certi versi, siamo stati obbligati a stare in uno spazio ristretto per un lungo periodo, imparando ad osservare quello che avevamo intorno. Credo che questo dobbiamo tenerlo come esperienza. Abbiamo imparato a fare le cose più lentamente, per forza, e credo che questo sia uno dei più grandi insegnamenti che questa pandemia ci ha dato. Per noi che correvamo spesso inutilmente, ci siamo resi conto che anche senza bisogno di correre si possono fare le cose lo stesso, meglio, con più consapevolezza. Io credo che questo sia un semino da coltivare. Allora...
Allora, grazie a tutti. Adesso un semino lo lancio anch'io. Ognuno di voi dovrebbe aver ricevuto, se non l'ha ricevuto lo chieda, speriamo ce ne siano ancora, un bigliettino. Allora, prima ci dicevamo che dovremmo accorgerci delle cose che abbiamo e che molto spesso invece le diamo per scontate, non le assaporiamo, no? Invece l'assaporare ciò che abbiamo, le fortune, la salute, le cose a cui non pensiamo perché diamo per scontate, questo è sicuramente qualcosa che nell'esperienza, ma ce lo conferma anche la ricerca, aumenta, no? Il senso di benessere. Allora vorremmo proprio farvi lavorare un po' sulla gratitudine. Pensate a quando qualcuno vi ha ringraziato per qualcosa, come vi siete sentiti, che sensazione vi ha generato questo. Provate a richiamarla e nel richiamarla accorgetevi quanto è importante, e in quel bigliettino prendetevi adesso 5 minuti per scrivere a una persona, quindi sulla busta ci deve essere un nome, deve essere la gratitudine rivolta a qualcuno, perché quando la rivolgiamo a qualcuno attiviamo anche quelle relazioni sociali di cui parlavamo prima e quella condivisione che aumenta ancora di più la piacevolezza di questa esperienza. Quindi scrivete il nome di una persona che recentemente ha fatto un gesto che vi ha in qualche modo resi felici, vi ha fatto stare bene, vi ha dato un'attenzione che non vi aspettavate, vi ha aiutato a fare qualcosa che facevate fatica a fare, o semplicemente vi ha affiancato e ha reso il tutto più semplice. E scrivetele che insomma ringraziate questa persona, e scrivete anche per che cosa la ringraziate e come vi ha fatto sentire questa cosa. Poche parole, perché lo spazio che avete è poco e il tempo che avete è poco, però concedetevi questo attimo per appunto gettare un altro di questi semini, e nel frattempo, se vi vengono delle domande, possiamo tenerle lì e dedicarci ancora 5 minuti per un piccolo momento di dibattito e di confronto. Quindi spazio alla gratitudine adesso. Ce l'avete tu il bigliettino? O dobbiamo procurare? Se qualcuno non ce l'ha, alzi la mano. No, non ce ne sono più. Trovate un foglietto nella borsa o fatevi dare un foglietto e scrivete lì. Penna. Pensate, scrivetevi sul cellulare un appuntino e poi a casa lo scrivete nel biglietto. Noi purtroppo le penne non ve le possiamo dare in questa situazione. Spero di non distrarvi dicendo questo, ma lo dico adesso così non tardiamo troppo. Questo dialogo all'interno del PEP è un po' un primo passo di un lavoro che Pieno stava già facendo e vuole continuare a fare sul tema della felicità. Fra 20 giorni esattamente all'Università di Torino ci sarà un workshop dedicato a tutti gli studenti di tutti i dipartimenti, di tutti i corsi di laurea, quindi aperto a tutti. Lì trovate una locandina che in realtà ha la data sbagliata perché sarà solo il giorno del 23, però il senso è quello, che si intitola Promuovere il benessere e la felicità con testi e strumenti, che è organizzato insieme alla professoressa Angela Fedi, che è qui con noi e sarà con noi anche a seguire,
e che ha proprio l'intento un po' di allenare le menti degli studenti e dei giovani universitari a ragionare un po' su questo tema, mettendo insieme persone che provengono da ambiti e da discipline molto diverse. Quindi ci saranno economisti a parlare, ci saranno storici, ci saranno filosofi, ci sarà Mirko Labella e ci sarà Felicità Civica, non con Stefano ma con i suoi colleghi. E quindi l'idea è quella di ragionare sulla felicità, su cosa ci dice la scienza sulla felicità. Ci sarà anche la professoressa delle fave e ci saranno proprio dei lavori di gruppo per sperimentarla nel pratico. Avremo delle persone che da ambiti lavorativi differenti, l'architettura, l'economia, i lavori con le famiglie, ci porteranno delle esperienze e aiuteranno gli studenti a ragionare su come aumentare e promuovere la felicità e il benessere in questi contesti. Ok, fatemi un segno. Possiamo partire con le domande. Vedo dei pollici alzati. Allora, so che possono scriverci anche dallo streaming, quindi chiedo aiuto nel gestire gli interventi. Non so se andiamo per alzata di mano con un microfono che passa. Quindi se qualcuno vuole fare delle domande, vi chiediamo solo di essere estremamente sintetici per dare spazio a più di una persona. Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Lei è Angela Fedi, la professoressa che organizza con noi presso il Dipartimento di Psicologia questo workshop di cui vi parlavo. Grazie. Sì, io volevo ringraziare tutti i relatori per i contributi che ci avete offerto. Mi piacevano molto i diversi elementi che avete messo in pista e le interconnessioni, come giustamente sottolineava Marta, che c'erano tra i vostri pezzi, pur arrivando con sguardi molto diversi, no? Portati con sguardi molto diversi. Chiedevo se davate un po' per scontato, quando parlate di relazioni, che dentro questo tema ci fossero le relazioni affettivamente importanti, o se invece ce lo siamo perso un pochino nel panorama dei contesti della felicità. E forse se ce lo siamo perso dobbiamo dirci che dobbiamo stare attenti. Sto pensando alle difficoltà che vivono le coppie, le famiglie, no? Alle difficoltà che si hanno a costruire e mantenere rapporti di amicizia significativi che vadano al di là della serata all'aperitivo, insomma. Perché non rischi di essere una scotomizzazione pericolosa che, come dire, quasi una sorta di collusione con le difficoltà che viviamo, perché penso che parlando di relazioni quel contesto relazionale, di quelle appunto più significative per noi, sia importante. Grazie, certo. Volete rispondere, professoressa delle fave o Mirko? Ma sì, io vorrei dire che nella nostra, per esempio nella nostra ricerca, ma non solo nella nostra ricerca, è una cosa che è stata ripetutamente identificata da un sacco di studi in tutto il mondo, questo proprio accomuna tutte le culture. Quando, anziché parlare proprio di che cos'è la felicità, si chiede alle persone che cos'è che ti rende felice, quindi quali sono le fonti di felicità, la prima fonte, ma citata dall'80%, tra l'80 e il 90% degli intervistati, di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali, di tutti i livelli culturali, è la famiglia e gli affetti. Come diceva Mirko prima, noi siamo degli animali sociali e la fonte primaria della nostra felicità sta proprio in questo. La famiglia e gli affetti sono assolutamente predominanti come fonti di felicità. Tanto è vero che tutti gli aspetti di benessere materiale diventano assolutamente marginali rispetto a queste fonti essenziali. Altre domande? Ne faccio una io.
ad Antonella delle Fave. Mi chiedevo che tipo di contributi ricevete al Journal of Happiness Studies. È interdisciplinare. Chi vi manda degli studi? Che cosa si studia? Che cosa pubblicate? Dunque, noi, devo dire che io ho cominciato a lavorare con questo questa rivista, che è una rivista scientifica, che è stata la prima rivista di studi dedicati alla felicità fondata nella storia della psicologia. È stata fondata nel 2000 da Ed Diener, che è uno dei padri fondatori della psicologia positiva, e anche da David Blanchflower, che invece, e da Easterling, scusate, che è un economista, che è stato uno dei fondatori dell'economia della felicità. Per cui, insomma, assolutamente personaggi autorevoli. Io lavoro in questa rivista da 10 anni ormai, e devo dire che in questi 10 anni quindi ho potuto osservare un po' anche come si modificavano i contributi che arrivavano. Noi riceviamo contributi da psicologi, devo dire la maggior parte degli autori sono psicologi, diciamo un 60%, poi riceviamo un 30% di contributi da economisti, un 10% da sociologi, ma si stanno aumentando. Ogni tanto ricevamo anche alcuni contributi da filosofi e anche da persone che si occupano di educazione. Allora, devo dire che se 10 anni fa, per esempio, la maggior parte dei lavori riguardava, diciamo così, gli aspetti emozionali, quindi le emozioni positive, la soddisfazione di vita, questi aspetti più edonici, mano a mano che siamo andati avanti nel tempo c'è sempre più attenzione agli aspetti, per così dire, eudaimonici, quindi alla resilienza, per esempio, la resilienza individuale, la resilienza di comunità, aspetti di capacità di gestire situazioni problematiche tirando fuori risorse, alla crescita post-traumatica, alla capacità di mobilizzare dimensioni di diciamo costruttive pur in condizioni di difficoltà. Ci sono molto più contributi da ricercatori che vengono da culture non occidentali, prima di tutto devo dire dalla Cina, ma anche dalla Turchia, per esempio, da alcuni paesi africani, da paesi latinoamericani. Quindi è diventato molto più internazionale nel vero senso della parola il nostro giornale. E ci sono sempre più degli interrogativi che emergono proprio sul fatto che la felicità non è patrimonio dei ricercatori che studiano nei laboratori americani, ma è un patrimonio del mondo. Quindi direi che sicuramente sono stati fatti passi avanti proprio nel senso di aprire i confini delle discipline, i confini dei paesi, e i confini anche l'accesso. Noi abbiamo cerchiamo di promuovere l'accesso ai contributi della nostra rivista a quante più università possibili nel mondo, in modo tale che questa scienza della felicità possa diventare veramente patrimonio. Speriamo aumenti anche la fetta di persone che si occupano di educazione. A me personalmente fa molta tristezza pensare che siano così poco rappresentate. Bene, allora. Ci sono gli psicologi dell'educazione che collaborano, ma pedagogisti fanno un po' fatica. Ok, allora, va bene così? C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? C'è qualche contributo dallo streaming che vogliamo condividere? No? Allora, visti i tempi, non vi sollecito troppo, però vi ricordo di consegnare quella bustina. Quindi ricordatevi i vari semini che abbiamo gettato oggi. Spero davvero, l'intento era quello di stimolare un pochettino il dialogo su questo tema, ma anche lanciare dei piccoli input, insomma, fare in modo che questi in qualche modo possano davvero essere innaffiati e che oggi abbiate ricevuto la spinta anche per farlo, no? Bene, ringrazio tutti. Sì, allora adesso abbiamo una pausa. Non capisco. Hai una domanda? Vai, Franco. Sì,
sentiamo. Ecco, buonasera a tutti. Allora, sono contento, sono molte donne. Parlerò non dal punto di vista del mezzo pieno quanto del mezzo vuoto di un tema che mi tocca da vicino, ci tocca tutti da vicino, visto che abbiamo parlato anche di stranieri, di immigrati e quant'altro. Io per anni ho un'altra attività e spesso ci sono almeno 50-60 persone al giorno che passano. La cosa, il dato che ho registrato in 20 anni questo, soprattutto sulle donne, che è molto importante nella pedagogia, soprattutto delle nuove generazioni che crescono. Su una comunità particolare che viene dal Maghreb, dall'Africa, quant'altro, la cosa che mi incuriosiva qual è? Arrivano le donne senza né velo né niente, progrediscono, cioè, e ci sono tutto documentato, perché noi poi siamo costretti a prendere le foto di queste donne, e dalle anni man mano passano, queste donne iniziano a coprirsi sempre di più. Ora, alcuni di questi, ma una piccola fetta di questi, poi scopri che comunque si sono sposate con italiani e quant'altro, non si coprono. Le altre invece continuano sempre a chiudersi sempre di più, è come se fosse sottomessi. E se devono fare una cosa, guai se il mio marito venga a saperlo e così via. Ora, siccome alcune poi, una fettina di queste donne ancora, hanno avuto la fortuna di andare in Svizzera a vivere dopo che hanno preso, che ne so, la cittadinanza italiana e così via, sono ritornate più ringiovanite, più... non voglio dire occidentalizzate, no, più libere, diciamo così, più aperte. Ora, come affrontare questo tema del mezzo vuoto di quelle donne che vengono qua per essere più libere, più aperte e così via, nel momento in cui sono nel mezzo vuoto e si stanno sempre di più rinchiudendosi e sottomettendosi? Pensiamo anche alle generazioni future che derivano da questi figli. Grazie. Io chiedo scusa, ma proprio non sono riuscita a cogliere il senso dell'intervento. Con l'eco qualcuno... abbiamo capito malissimo, non si capiva niente da qua perché c'è troppo rimbombo. Facciamo che ne parliamo magari, siccome adesso dobbiamo chiudere, okay. E i relatori verranno a cena da Franco, ne parliamo in quel contesto. Allora vi ricordo che per la cena abbiamo una convenzione con il bistro qua davanti, se volete partecipare, a seguire alle ore 20, correggetemi se sbaglio, 20:30, ci sarà il prossimo dialogo. E cioè sugli stili di vita. Quindi se volete fermarvi o ripassare fra un attimo, noi vi aspettiamo. Domani il festival continuerà tutto il giorno, da domattina alle 10. Grazie mille per la partecipazione. Grazie. Grazie.